Ciao ragazzi, ci sei che è una bella via. Allora, sul caso Bellomo credo che siano chiacchiere. Fa bene a non rispondere lui e a non la società non commentare, perché sono chiacchiere. Stava in panchina, quindi anche l'espulsione, se l'avesse fatta apposta, non avrebbe sortito nessuna vincita per eventuali scommettitori. E poi sappiamo che Bellomo spesso si fa espellere perché è un po' nervosetto in campo, sente molto la maglia di Bari, barese, tifoso del Bari, numero 10. Diciamo che è un leader carismatico in campo, non credo proprio, ragazzi, non credo proprio. Poi ripeto, la scommessa mi dà fastidio che si è ripresa molto, però secondo me sono chiacchiere. Chiacchiere anche perché Bellomo si fa espellere spesso. E quindi magari hanno giocato sperando che entrasse e si facesse espellere. Perché si fa espellere spesso. Le ultime partite sono sempre stato espulso. Quindi sono chiacchiere secondo me. Sul Bari c'è un po' di calma, la pazienza comunque sta per finire, ci devono far sapere chi sarà il direttore tecnico, perché bisogna fare mercato, no? Il mercato si fa da molto prima, quindi io, se chiedete a me, spero che rimanga Polito. Conosce l'ambiente, sente la squadra, è un ambiente, è una squadra che ha creato lui. Ha la fiducia del presidente. Quest'anno gli è andata male e vabbè, può succedere un anno. Ci siamo salvati, sì, quello è l'importante. Ci siamo salvati con onore, stravincendo, meritando, sì, va bene così. Abbiamo vinto la nostra Champions League. Ok? Abbiamo vinto la nostra Champions. Io spero che rimanga Polito, perché ha fatto vedere di avere valore nei 2 anni precedenti, di prendere giocatori non solo bravi ma anche motivati. Anche Molina, per esempio, è stato utilizzato, era comunque motivato, non eccesso dal punto di vista tecnico, però è stato utilizzato. Quindi per me questo è l'importante. Poi se deve venire un DS esperto, un DS giovane come Angelozzi, esperto, o giovane come Lovisa, su cui si dice che ci siano gli occhi anche di Giuntoli, Lovisa dello Juve Stabia, vediamo. Se esperto va bene, perché è esperto. Se è giovane va bene uguale, perché può essere un talento da sviluppare, va sempre bene. Basta che ci dicono chi è il DS, va sempre bene. C'è sempre la Bari che conta. Dopo il DS subito l'allenatore. L'allenatore è importante, perché oggi il calcio, come stiamo vedendo, dipende molto dagli allenatori. Molto. Quindi io non lo so, uguale come il DS. Se arriva un allenatore esperto è buono perché è esperto, se arriva uno giovane è buono perché magari porta idee innovative ed è un talento come Donati, vediamo. È una scelta importante, tutte e due sono scelte tecniche molto importanti. Si parla che per la dirigenza tecnica forse avremo anche un doppia dirigenza, che sarebbe ottimo, perché quest'anno Polito da solo, tutto da solo non lo può fare naturalmente. Giampaolo col suo staff ritorna nelle retrovie della primavera, credo. Giampaolo che ha ricevuto i complimenti anche dal fratello. Sugli attaccanti. Gli attaccanti sono tornati Schindler e Sinieri, credo che si chiami, uno peggio dell'altro. Una stagione intera hanno fatto 4 gol a testa, 4 gol Schindler in 10 mesi. Tra l'altro con una squadra, l'Andorra, che è retrocessa, pensate un po'. Sinieri uguale, fatto un po' meglio, 4 gol da gennaio, ma come arrivano se ne possono andare. Questo è, Bari sono tutti in uscita, Gigiumà,
è ufficiale che rientra nello Steaua. La gente di Callon sta provando a tirare un po' la corda, forse è impaurito perché Callon non abbia molto mercato. Ha detto che Iachini l'ha utilizzato e che no, che Marino l'ha utilizzato bene e Iachini ha tolto gli esterni. Callon una partita ha fatto buona, la prima, poi un disastro, tiri da fuori inguardabili, arriva la palla a lui, palla persa o palla dietro, quindi ho capito a gente, però in 6 mesi non ha fatto, in 4 qualcosa già non fa sapere, ma 5 mesi non ha fatto vedere niente, Callone è giovane, sì, ma proprio sembra, poi certo ha fatto una partita e mezza buona, ma forse la galvanizzazione dell'inizio, l'entusiasmo iniziale, il fatto che fosse cambiato allenatore, non lo so, però Callone non si può tenere un giocatore come Callone, cioè, poi magari certo come secondo terzo ripiego magari sì, ma anche a partita in corso l'abbiamo visto che è entrato, non riesce a incidere, va sempre a imbottigliarsi nei muri avversari, si tira da fuori, è meglio mettersi davanti, le mani davanti agli occhi, serve un ripensamento serio della prossima stagione, un ripensamento serio, perché la piazza era giustamente in ebollizione. Ora ci mancava pure sta roba su Bell'Uomo, non si può mai stare tranquilli, questo è, non si può mai stare tranquilli. Beh, aspettiamo che ci siano delle comunicazioni, aspettiamo che Luigi prenda delle decisioni, okay, non è così. Speriamo che sia ben consigliato. Questa volta, qua ragazzi, forza pari sempre, ciao, cheers.